Dedicare questa seconda conversazione a un poeta, pittore, scrittore famosissimo in Europa, Gibran Khalil Gibran. Gibran nasce nel Libano nel 1883, si trasferirà poi con tutta la sua famiglia in America e in America prende subito contatti con scrittori intellettuali arabi che vivono già in America e lui si distinguerà e diventerà uno degli scrittori più famosi della letteratura dell'emigrazione, in arabo Adab al-Magjar. Allora, sin dalle sue prime opere, a dominare lo scenario è il Libano. In uno dei suoi primi romanzi di matrice romantica e autobiografico, che si intitola Le ali spezzate, Gibran si scaglia contro la prepotenza della borghesia, alleati con l'ipocrisia del clero, che obbligano i protagonisti del romanzo a non poter vivere il loro amore. I protagonisti, infatti, sono due giovani che si amano. Lui è un uomo sensibile, sognatore. Lei è una donna bella di nome Salma e non possono vivere il loro amore perché lei è stata promessa sposa ad un uomo più ricco di lui. Quindi in questo romanzo Gibran mette in risalto quanto l'amore debba chinarsi di fronte al dispotismo delle tradizioni ancestrali perpetuate dal clero e dalla borghesia. E in questo romanzo però Gibran già presenta quello che è il suo tocco particolare, cioè un autore che mescola in un'unica amalgama le sue due propensioni, la pittura e quindi crea delle immagini meravigliose, e il poeta è qui capace quindi di infondere un vero e proprio ritmo anche alla prosa, prosa che si avvicina per bellezza e per musicalità alla poesia. Volevo condividere con voi un passo, il passo in cui i due giovani devono separarsi, quindi al momento del commiato, e lui offre a lei questo testamento d'amore: farò ciò che desideri, farò della mia anima uno scrigno per il tuo spirito, del mio cuore una dimora per la tua bellezza, del mio petto un sepolcro per le tue pene. Ti amerò, Salma, come i campi amano la primavera, e grazie a te vivrò come vivono i fiori grazie al calore del sole. Canterò il tuo nome come la valle canta in eco il tintinnio delle campane che si agitano sulle chiese dei villaggi. Ascolterò le parole della tua anima come la battigia ascolta il racconto delle onde. Mi ricorderò di te, Salma, come lo straniero nostalgico si ricorda della sua madre patria. In America Gibran si dedica alla pittura. In occasione della presentazione di una sua mostra, Gibran conoscerà una donna che segnerà un punto di svolta nella sua vita, Mary Haskell. Mary Haskell sarà infatti sua musa, sua amica, la donna con cui condividerà emozioni e interessi culturali, sarà anche la curatrice delle sue opere in lingua inglese. E con questa donna Gibran intesse un vero e proprio rapporto epistolare, e in una delle tante lettere lui le confessa l'importanza che ha avuto nella sua vita. Durante il nostro incontro mi ha confessato: non ho conosciuto in tutta la mia vita una donna con la quale sentirmi libero nello spirito e nella mente e sentirmi me stesso in assoluto. L'unica donna con la quale mi è capitato sei tu, amata Mary. In te trovo tutto ciò che cerco in una donna. Il mio spirito prende dal tuo spirito le sue ali. In te trovo la migliore parte di me stesso e della mia anima. Grazie a Mary Haskell, Gibran otterrà una borsa di studio, riuscirà a coronare il suo sogno, andrà a Parigi a studiare all'Accademia delle Belle Arti, sarà allievo di Rodin, che lo definirà William Blake del XX secolo, e durante il suo soggiorno parigino approfondirà la letteratura francese e la filosofia. Ma Gibran ritorna poi in America nel 1920 e fonderà con altri scrittori un'associazione culturale, la Lega del Calamo, di cui sarà presidente. Quali sono gli scopi di questa associazione? Beh, innanzitutto leggere la letteratura straniera e poi divulgarla in lingua araba ai loro connazionali all'interno di giornali e riviste. E poi un'altra cosa, vorranno rinnovare il patrimonio letterario arabo, sperimentando nuovi stili e sperimentando nuovi temi. Gibran quindi vive in Occidente, è immerso nella cultura occidentale, ma rivolgerà comunque sempre lo sguardo a Oriente e infatti stabilirà dei rapporti epistolari con importanti scrittori, in particolare con una scrittrice, traduttrice, poetessa siro-libanese che si trasferirà in Egitto e animerà un salotto letterario. Il suo nome è Maya Ziyada, una donna
interessante, una donna che amerà la letteratura italiana e infatti apprezzerà la genialità di Pirandello e scriverà un articolo critico in arabo per farlo conoscere anche agli altri poeti e scrittori. E in una delle tante lettere che si sono scambiati, Gibran si sofferma a riflettere su quello che è il fil rouge che unisce tutti gli uomini, vale a dire l'umanità, la fratellanza, a prescindere dalla diversità culturale e linguistica che i vari uomini hanno. E volevo condividere questo estratto. Mi dicono mai che amo la gente e alcuni mi rimproverano perché amo tutti. Sì, amo tutti. Amo tutte le persone senza discriminazioni o preferenze. Le amo nella loro totalità. Le amo in quanto creato di spirito divino. Tuttavia, ogni cuore ha la sua direzione personale, ogni cuore ha la sua direzione precisa verso la quale si rivolge quando è solo, ogni cuore ha un eremo dove si ritira in cerca di ristoro e di sollievo, ogni cuore anela un altro cuore cui unirsi per godere la benedizione e la quiete della vita, oppure per dimenticarne le sofferenze. Da anni sento di aver trovato la direzione verso la quale si dirige il mio cuore. È una sensazione semplice, chiara e bella. Nel 1923 Gibran deciderà di scrivere le opere in lingua inglese. Pubblica infatti Il Profeta, che sarà un enorme successo. Quest'opera è scritta sotto forma di sermoni, c'è questo popolo di orfalenze che si rivolge a quest'uomo che aspetta la sua nave prima di partire e gli rivolgono tante domande. Domande che riguardano le emozioni che assediano il cuore e questioni che riguardano la vita di tutti gli uomini. Volevo infatti condividere due brevi estratti, uno in cui gli viene chiesto di parlare della libertà. E lui risponde: sì, al bosco sacro e all'ombra della rocca ho visto che per il più libero di voi la libertà non era che schiavitù e oppressione. E in me il cuore è sanguinato, poiché sarete liberi solo quando lo stesso desiderio di ricercare la libertà sarà una pratica per voi e finirete di chiamarla un fine o un compimento. Molto bello e profondo è anche il sermone della gioia e del dolore. Parlaci della gioia e del dolore. E lui rispose: la vostra gioia è il vostro dolore senza maschera, e il pozzo da cui scaturisce il vostro riso è stato sovente colmo di lacrime. E come può essere altrimenti? Quando più a fondo vi scava il dolore, tanta più gioia potrete contenere. In verità voi siete bilance che oscillano tra il dolore e la gioia. Questa immagine appunto del dolore rievoca i versi di Blake, che quando dice: poiché là nella gioia nasce il bimbo generato tra le doglie furiose. Ma Blake e tutta la poesia inglese, quindi anche francese, per Gibran non è stata soltanto una fonte cui ispirarsi, ma è stato uno specchio in cui ritrovarsi, ritrovare se stesso e riesplorare quindi anche la propria tradizione culturale con occhi nuovi, e questo lo condurrà infatti a leggere il proprio patrimonio con occhi nuovi, per cui quando legge Avicenna, rilegge Avicenna, scopre la bellezza dei versi di Shakespeare, oppure nella profondità del pensiero del filosofo teologo Al-Ghazali, conosciutissimo nell'Europa medievale, ritrova lo spessore del pensiero di Sant'Agostino. Quindi Gibran è stato un autore che ha creato un ponte tra l'Oriente e l'Occidente. La sua opera è stata come un terremoto che ha distrutto ciò che c'era, ma al contempo ha costruito un mondo nuovo che è diventato poi un faro per poeti e scrittori successivi. Grazie per l'attenzione.